Salve a tutti e buon giovedì sera da TNBT OP, capitolo 847. Parliamo oggi del classico videocommento al capitolo. Tra l'altro non mi ricordo neanche come si chiama questo capitolo. Com'è il titolo? Aspetta, fammi controllare un po'. L'ho letto molto bene, ma non ricordo. Ecco, ah, Ruffy e Big Mom, bellissimo. Allora, cominciamo subito a parlare del capitolo. Partendo dalla cover, quindi la cover che praticamente mostra il compleanno di Kiros, tavola chiaramente fanservice, gradevole fino a un certo punto. Ho sempre amato il personaggio di Kiros, tant'è che il suo flashback è quello che più ho apprezzato di Dressrosa, probabilmente, insieme a quello di Signor Pink. Ma comunque, ecco, queste cover testimoniano solo come Oda al momento non abbia voglia o forse non abbia semplicemente pensato a un nuovo filone di mini avventure. Conoscendolo e conoscendo appunto il suo lavoro, quanto è meticoloso nel lavoro, io penso che già abbia chiaro in mente la nuova serie, che potrebbe riguardare qualche personaggio visto magari tra Punk Hazard e Dressrosa in poi, però magari non è ancora il momento, e quindi preferisce continuare sulla falsariga appunto di queste cover a richiesta. Capitolo molto interessante oggi, che ci dà un sacco di cose su cui riflettere, come dice il buon mio amico Mike, di spunti di riflessione, appunto, un sacco di spunti. E niente, cosa dire? Innanzitutto, Avi, voglio fare una piccola precisazione. Siccome mi sono dimenticato di dirlo negli scorsi video, lasciate un bel pollicione se vi è piaciuto il video, in su, in giù se non vi è piaciuto, o condividete il video, insomma, fate quello che vi pare, però è importante perché vedo che quando dico queste cose poi ho risultati più alti in termini di feedback. Quindi quando me lo dimentico, magari anche voi vi dimenticate di lasciare un segno, tra virgolette, sul mio canale. Cosa dire? Mirror World. Non si tratta di un flashback perché i flashback vengono disegnati diversamente, quindi quello che sta succedendo in questo momento è nel presente. Perché appunto c'è chi pensa che invece sia già successo tutto. No, se si tratta di flashback, Oda in teoria dovrebbe marcare la pagina diversamente, quindi con un nero, un marroncino, a seconda di quanto è profondo il flashback. Quindi la scena si svolge nel momento attuale. C'è Carrot che sta per diventare un coniglio in salmì. Io tra l'altro ho avuto un periodo che non mangiavo carne, adesso ho ricominciato da poco. Quindi il coniglio non è mai stata la mia specialità, diciamo, la cosa che mi piace di più, ma evidentemente piace a Brûlé, anche qui il solito richiamo al mondo fiabesco con questo calderone da strega dove sta per fottere, scusate il termine, la povera coniglietta Carrot con l'alligatore, con questo muso prominente che si lecca i denti, insomma, scena abbastanza tranquilla. C'è Chopper appunto che sta calcolando il momento giusto per agire. Probabilmente avrebbe potuto agire prima. Questa è una critica che ho visto su alcuni forum essere mossa, diciamo, da alcuni lettori, ma se ci pensate, avendo già utilizzato prima il Monster Point, è chiaro che Chopper deve aspettare l'ultimo momento utile possibile, perché è una trasformazione che richiede un certo quantitativo di energie e di tempo. Quindi non è una forzatura il fatto che Chopper si sia fatto, diciamo, già incatenare e che aspetti l'ultimo momento utile per liberare tutta la sua forza, perché appunto io penso che questo ci stia in regola col potere. Tante teorie sono state fatte sul fatto che Chopper potrebbe uscire dallo specchio, parlare con Sanji. Potrebbe, sicuramente Chopper avrà il suo ruolo a questo punto, visto che Carrot sembra spacciata. È la saga questa dove tutti i membri della ciurma stanno facendo il loro, appunto Brooke alla fine del capitolo probabilmente sarà protagonista dei prossimi, Chopper sembra avere voglia di fare qualcosa, la stessa Nami si è resa utile e non ha lasciato come temevo magari Ruffy da solo a fronteggiare tutto l'esercito, quindi tutti si stanno dando da fare. Chopper potrebbe sconfiggere Brûlé, avrebbe quindi il suo momento di gloria all'interno della saga. Gloria che già ha avuto a Zou, perché è grazie a ciò perché il paese, tra virgolette, è salvo. Quindi sconfiggendo Brûlé potrebbe rompere l'incantesimo e quindi uscire dal Mirror World, che penso a questo punto, una volta sconfitta Brûlé, si dovrebbe dissolvere. Anche se va detto che è possibile che ci sono dei poteri in One Piece dei Paramisha dove il potere è collegato alla volontà dell'utilizzatore e soprattutto al fatto che l'utilizzatore sia cosciente. Se vi ricordate anche Moria,
appunto, quando perdeva conoscenza, perdeva anche il controllo dei suoi poteri, non potevano essere utilizzati poteri contro di lui. Eccomi, quindi mi sono chiesto se magari una volta che Brûlée sia messa fuori gioco, quindi perda conoscenza, se magari questo non faccia l'effetto opposto, cioè di paralizzare dentro il Mirror World proprio Chopper e Carrot, ma penso di no, perché altrimenti non si potrebbe uscire. Ma per come, diciamo, sono stati sempre resi i poteri da Oda, ci potrebbe quasi stare che debba essere lei proprio forzata, magari presa con la forza, a costringere a rompere, diciamo, l'incantesimo. Comunque, queste sono cose che queste forse Oda neanche approfondirà, questo non lo so, perché c'è tanta carne al fuoco. 2016, che appunto era l'anno di Sanji, per ora Sanji si è visto molto poco, e nonostante la saga di Whole Cake sarà, io penso, più corta, lo dicevo anche oggi su Skype con il buon Andrea Cuccagna, il mio collega OP, parlavamo un po' della durata, no? Secondo te quanto dura Whole Cake? Insomma, Andrea diceva che per lui siamo a un quarto della saga. Io penso che secondo me siamo più verso quasi già la metà, perché tra Whole Cake e Zou non penso che possa passare il tempo che è passato a Dressrosa. Dressrosa sono stati 10 volumi quasi e praticamente 3 anni di pubblicazione di scan. Ecco, se vogliamo vedere Wano prima del 2020, io penso che la saga di Whole Cake non possa assolutamente durare come Dressrosa, ma al massimo, ma neanche forse la metà. Questo vorrebbe dire comunque un altro anno intero, tutto il 2017, appunto di Whole Cake, cosa che secondo me forse è anche un po' troppo. Io penso che al massimo tra qualche mese la saga sarà finita. Vedremo un po' come evolveranno le cose. Andiamo avanti con la lettura. Sto sfogliando le pagine, io in realtà l'ho già letto. Whole Cake Island, Sweet City, capitale, città dei dolci. Ancora imperversa la pioggia, che potrebbe essere appunto il Mizume creato appunto dai soggetti appunto che aveva liberato Big Mom da Zeus e Prometheus. Ma ecco, la libreria The Whole Cake Chateau, questa è chiaramente, penso che tutti voi avrete riconosciuto la citazione grossa come una casa, che era già presente in altri capitoli. Alla Bella e la Bestia della Walt Disney, anche l'abbraccio tra Sanji e Pudding, un abbraccio molto fiabesco, romanzesco, quasi appunto da fiaba romantica, e la stessa Bella e la Bestia che trova ispirazione in molte parti di Whole Cake, per quanto riguarda appunto anche gli omis, no? Le posate, parlanti, eccetera. Non so se l'avevo già detto nello scorso capitolo, ma è tutto molto simile alla Bella e la Bestia. E la libreria, che è una appunto delle stanze principali dove si svolge il capolavoro della Disney, uno dei luoghi principali del castello appunto della Bestia, è qui molto simile alla libreria che vediamo appunto da Big Mom. Tra l'altro, ecco, questa è una cosa che sicuramente mi ha colpito, perché magari molti si aspettavano che gli imperatori fossero degli ignorantoni, tra virgolette. Kaido non sembra essere un pozzo di scienza, Teach è invece appunto colto, ma solo per quello che gli serve, cioè ha studiato appunto il libro dei frutti del diavolo. Sicuramente è una persona non stupida, abbastanza informata, ma non credo sinceramente che Teach abbia una libreria del genere. Lo stesso Shanks non ci è mai stato mostrato come un personaggio che ha particolari interessi culturali, ecco, diciamo così, più una persona semplice, se vogliamo, tra virgolette. E invece Big Mom sembra avere anche questo lato un po' colto, a parte che, vabbè, tiene diversi pugni griff, che forse potrebbe aver qualcuno appunto in qualche modo aiutato lei a decifrarli, ma proprio il fatto di vederla così interessata alla cultura, ecco, mi ha un po' sorpreso. Diciamo che quando tira fuori il librone con tutti gli animali è veramente un pezzo esilarante. Questo è il potere appunto del figlio, quello che abbiamo visto nello scorso capitolo, che viene citato anche qui, appunto, Mondor, uno dei suoi figli prediletti, praticamente. E vabbè, vediamo prima le manticore scusate, di Impel Down del secondo livello, poi un unicorno, che sembra proprio, per come l'ha disegnata, è una zebra con un cono in testa, praticamente grande Oda anche qui per il disegno fantastico. E poi niente, abbiamo, ecco, il best special guest, Doskoi Panda, il mitico Doskoi Panda, che è praticamente uno dei
dei marchi più celebri del mondo di One Piece preso effettivamente da un personaggio vero, da un animale vero che Big Mom, poverino, poi fanno una certa impressione questi personaggi infilzati con questi chiodi all'interno del libro. Doskoi Panda, l'altro personaggio, un Kino Kobito, facendo una semplice ricerca su Google potete trovare appunto cos'è un Kino Kobito, che sembra qui un personaggio, una specie di uomo fungo con quattro gambe. In realtà ho visto che si tratta di personaggi appunto che sono appunto una specie di mostriciattoli con una specie di funghi con facce umanoidi, o comunque animaletti di questo genere che ho visto vengono usati come portachiavi. Poi non so a cosa si riferiscono nello specifico, ma comunque basta che lo cercate su Google e troverete sicuramente anche voi diverse immagini di questi bellissimi, per modo di dire, Kino Kobito. Poi, ecco, diciamo che dice anche di avere un centauro da Punkazard e un grifone, un griffin, che dovrebbe essere, che è stato trovato nel mare del sud, e poi un ibrido tra i braccia lunghe e i gambe lunghe, quindi Long Limb Human, una specie ibrida. Quindi sappiamo che in One Piece gli ibridi ci sono, e lo stesso Jack, appunto, se vi ricordate, io ho sempre detto questa teoria, tra virgolette, che secondo me Jack è un Wotan, una specie di un incrocio tra un umano e un Wotan, cioè il Wotan è appunto a sua volta un incrocio tra un uomo pesce e un gigante, quindi di misura intermedia tra l'uomo pesce e il gigante. Tra il Wotan e l'uomo potrebbe essere Jack, una via di mezzo, proprio perché respira sott'acqua, ha tratti caratteristici degli uomini pesce e la stazza comunque è più grossa di un uomo normale. Quindi questi umanoidi mezzi giganti ne abbiamo visti parecchi in One Piece, e conoscendo la vastità delle razze ce ne potrebbero essere altri ancora a noi sconosciuti. Tra l'altro, ecco, nella tavola numero 8 c'è praticamente l'inquadratura con Big Mom che ha il libro in mano e sembra veramente una gigantessa, o quasi, proprio ai livelli di Moria e Kuma, tra virgolette, quindi sui 7 metri. Anche qui però bisogna stare attenti con Oda, perché diciamo che nelle proporzioni non è mai stato particolarmente ferrato, quindi molto spesso abbiamo visto personaggi che in una tavola sembravano altri 3 metri e poi dopo 1,5 metri, per dire. Quindi ecco, prendiamo le cose sempre con le pinze. Arriviamo a una parte interessante del capitolo, cioè la battuta, tra virgolette, il discorso che Judge fa relativo ai giganti e l'occhiataccia che Big Mom lancia a Judge, appunto. Quando lui parla di giganti, poi gli dice: guarda, magari semplicemente non li hai trovati, no? È comunque una Big Mom che sta facendo buon viso a cattivo gioco, che avrebbe quasi la voglia di schiacciare i Vinsmoke sotto i piedi, che però per il momento, siccome gli serve il matrimonio, tranquillamente, ecco, insomma, si mostra così gioviale, tra virgolette, no? Mentre in realtà nasconde tutt'altro. Sul fatto del gigantismo e di Big Mama mi sono andato a riguardare il capitolo 834, mi pare, che è quello dove compare Caesar Crown al cospetto della mammona. E ecco, in quel capitolo lei dice chiaramente che vorrebbe che lui l'aiutasse a ingigantire i membri della sua famiglia per guardarli negli occhi e stare a un tavolo tutti insieme. Quindi io non credo che Big Mom sia una gigantessa, o meglio, se guardiamo il suo fisico, possiamo vedere come abbia la testa particolarmente grande, il busto grande e le gambe piccole. Ora, ammesso che One Piece è un'opera di fantasia, quindi ci sono personaggi come Moria che ad esempio ha il corpo a cipolla, o Kuma che ha le spalle grosse come non lo so, non so cosa, insomma, che in One Piece il fisico conta fino a un certo punto e ce ne sono di 10 miliardi di tipi diversi, però Big Mom, se ci fate caso, ha la conformazione tipica dei nani, cioè proprio chi è affetto da nanismo ha la testa particolarmente grande rispetto al resto del corpo e le gambe in particolar modo particolarmente corte, che non è il classico fisico all'italiana, tra virgolette, con gamba corta e tronco lungo, però a livello patologico Big Mom ha un corpo simile ai nani, tra virgolette. Quindi ho pensato che potrebbe essere magari lei una gigantessa, però affetta da nanismo, e quindi invece di diventare 10-15 metri, si è rimasta sui 6-7 metri. Potrebbe essere questa una teoria che ho sparato adesso lì, ma
è solamente un'ipotesi, potrebbe semplicemente essere un umanoide, un'umana particolarmente grande, di stazza imponente, che quindi magari per questo suo aspetto così grosso, così imponente, è stata magari presa in giro, bullizzata in qualche modo da piccola proprio per la sua forma, le sue fattezze, e quindi averne sofferto. E adesso, appunto, con questa operazione tramite Caesar Clown, lei cerca, diciamo, di rendere i membri della sua famiglia al pari suo, tra virgolette, e quindi per sentirsi, tra virgolette, meno sola, meno discriminata. Potrebbe essere questa un'altra ipotesi, appunto, ammesso che, ecco, anche il marito che si è scelto, Pound, no? Il padre di Laura, è un personaggio veramente particolare, con questa testa enorme e il corpo piccolo, insomma, personaggi strani. Oda negli segni a bizzeffe, quindi non saprei sinceramente come altro spiegare questa faccenda dei giganti. Poi, ecco, ci sono altre teorie che riguardano sempre la gigantificazione in One Piece, il fatto che il governo ci provi da molti anni a gigantificare le persone, però non so quanto questo c'entri sinceramente con Big Mom. Poi c'è anche Kaido, che anche lì sembra essere un mezzo gigante, Barba Bianca era un umano enorme, insomma, con le misure Oda si sbizzarrisce sempre molto. Cosa dire poi? Per quanto riguarda la prigione dei libri, arriviamo alla parte dove ci sono Ruffy e Nami prigionieri, e rivediamo anche il mitico Prospero, appunto, che fa i complimenti a Nami, Little Candy Girl, molto dolce, insomma, how sweet, molto viscido, quella scena particolarmente viscido. E che dire, mi è stupito vedere Ruffy che sembra essersi già ripreso, tra virgolette, no? Oda ci vuole forse confondere un po' le idee, perché nello scorso capitolo sembrava veramente morto, o quasi. Io, ecco, pensavo che per vedere di nuovo Ruffy così, in queste condizioni, sarebbe stato necessario magari sicuramente un pranzo, un pasto, perché a Ruffy serve di solito la carne, mangiare per riprendere energie. E quindi, se vogliamo, può essere considerata quasi una piccola forzatura il fatto che lui si stia già riprendendo, o magari semplicemente non sono stati abbastanza forti i fili di Big Mom da ridurlo veramente a pezzi, perché sembra già che si stia riprendendo. E questo potrebbe essere un segno che forse qualcosa, dal punto di vista delle mazzate, ancora potremo vederlo per quanto riguarda Ruffy. Io ero convinto, dopo l'ultimo capitolo, che diceva che, a meno che qualcuno porta un Sensun, un fagiolo di Balzar, appunto, a Ruffy, questo poi non combatte più. Ero convinto. Però vederlo già così combattivo, così attivo in questo capitolo, mi fa, ecco, venire qualche dubbio in proposito. E con Big Mom, poi, c'è un bel discorso. Appunto, un discorso bello da entrambe le parti, perché Big Mom sembra comunque essere una donna di parola, sembra essere una donna di parola, è lo stesso Luffy che dice: sono venuto qui solamente per prendere Sanji, ma se tu ti metterai in mezzo, allora sono pronto ad affrontarti qui adesso. Quindi Luffy è sempre un uomo di parola, e Big Mom anche qui si conferma un personaggio comunque, diciamo, una donna con le palle, tra virgolette. La tavola dove lei dice, appunto, se mi mettete i bastoni fra le ruote, preparatevi a vedere l'inferno. Abbastanza inquietante, con questo primo piano con il nasone di Big Mom e il ghigno malefico. È molto molto interessante la parte che riguarda il tesoro di Fishman Island, perché viene specificato che si tratta di un tesoro quasi, appunto, alla stregua dei tesori sacri, no? Appunto, il Tamate Bako di Fishman Island, un tesoro nazionale, quasi il tesoro nazionale di Dressrosa, di Marigione. Abbiamo visti altri, no, di questi tesori, per tra virgolette, quindi sicuramente qualcosa di grande valore, che lei, appunto, non si capacita come mai glielo abbiano spedito, incurante e ignorando il fatto che lì ci sia una bomba. Quindi ora, penso che tutti noi, probabilmente io come voi, ci aspettiamo una cosa che sembra a questo punto la cosa più banale, però sarebbe, secondo me, io, ecco, veramente non so cosa farei per vedere questa scena di Big Mom che, durante il Tea Party, con gli occhi di tutti addosso, sapendo che lei, appunto, è così permalosa, magari anche per il fatto del gigantismo, del suo aspetto, e per tante ragioni è così suscettibile, tra virgolette, a un certo tipo di critiche, a un certo tipo di situazioni, magari è una persona che ha, tra virgolette, paura di fare figuracce. Pensate, Big Mom in pompa magna che apre questo scrigno e la bomba gli scoppia in faccia. Cioè, per
penso che potrebbe accadere veramente il panico. E potrebbe anche questa bomba essere un indebolimento, quindi un indebolimento che potrebbe magari giustificare un'eventuale scaramuccia, non dico combattimento serio, però una scaramuccia con Ruffy a questo punto, dopo l'indebolimento appunto della bomba, magari ci potrebbe stare, di Ruffy e tutti gli altri, anche se rimane il fatto che le forze in campo sono troppo dispari, a favore dell'imperatrice, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Tra l'altro, per tutti quelli che mi chiedono: secondo te che fine ha fatto Peckoms? Che fine ha fatto Peckoms? Io, ecco, riguardando il capitolo ci ho ripensato. La fine che ha fatto Peckoms, secondo me, è probabilmente solo una. Cioè, cadendo appunto nel mare, un visone che ha mangiato il frutto del diavolo muore praticamente, con le catene addosso, ma anche senza, sarebbe spacciato. L'unica soluzione, secondo me, è che una volta caduto sott'acqua sia stato preso dai compagni di Jinbe, uomini pesce appunto, probabilmente, e quindi portato in salvo. Quindi a questo punto penso che Jinbe, o se non Jinbe, almeno la sua ciurma e Peckoms siano insieme, quindi potrebbero entrare in scena in qualche modo. Comunque vedremo. Si arriva poi a un altro discorso, che cioè è il discorso riguardante alle figlie, no? Dice, Ruffy dice: stai zitta, Sanji non si sposerà, fammi vedere Pudding, lei è amica mia. E Big Mom dice: come tua amica? Sei diventato matto, insomma, una cosa del genere. E parlando poi di Laura, si arriva quindi al punto cruciale, no? Molti pensavano che Laura sarebbe stata, tra virgolette, una trump card, una carta vincente per Nami e Ruffy, per, diciamo, mettergli una buona parola con Big Mom. Scopriamo che invece non è per niente così, e questo è un altro punto a favore del fatto che forse uno scontro, se non altro verbale, vis-à-vis Ruffy e Big Mom, debbano averlo per forza, anche perché lui è il protagonista, Big Mom è l'antagonista della saga, quindi necessariamente un confronto quantomeno verbale di faccia a faccia dovranno averlo. Ecco, si vede proprio come a Big Mom non freghi nulla di Laura, in generale non freghi nulla dei suoi figli quando questi, diciamo, le mettono i bastoni tra le ruote. È un personaggio, ecco, potrei definirlo egoista, Big Mom, accentratrice sicuramente, prima donna chiaramente, non per niente è la più grande piratessa del mondo. Un personaggio che vuole sempre che tutto vada come vuole lei, che tutto fili liscio, quindi i figli, tra virgolette, più bravi, quelli che stanno alle sue direttive, come Mondor, Prospero, poteva essere anche Brulé, magari, o Cracker, io penso che lei provi sinceramente un grande affetto. Però poi, se tu sei un figlio che la fa arrabbiare o che non ti comporti come dice lei, allora la tua fine, tra virgolette, è segnata. Quindi Lola ha una taglia, tra virgolette, sulla testa per quanto riguarda Big Mom, e lo abbiamo scoperto in questo capitolo, quindi lei è tutt'altro che contenta di sapere che Lola sta bene. E a questo punto io mi immagino Pudding, che sembra così carina, così buona e dolce, se dovesse manifestare la sua volontà, diciamo, di fronte a Big Mom di non sposare Sanji per qualsiasi motivo, allora anche Pudding sarebbe in pericolo. A questo punto dovrebbe scappare veramente con i Mugiwara, per poi magari, non dico entrare in ciurma, ma lasciarla in un'altra isola. Però assolutamente Pudding, se non è doppio giochista, tre occhi, malvagia, come qualcuno sospetta, se Pudding è veramente buona, a questo punto deve assolutamente lasciare Whole Cake Island insieme a Ruffy e agli altri. Questo penso sia d'obbligo, a meno che Big Mom non venga proprio sconfitta, ma ho miei dubbi su questo. Una cosa molto interessante è anche il discorso che viene fatto appunto sul presunto matrimonio di Laura, no? Big Mom dice che se Laura avesse sposato quell'uomo, probabilmente, se non si fosse ribellata, appunto, lei sarebbe stata in grado di sconfiggere Kaido, Shanks e anche Barba Bianca diverso tempo fa, e adesso sarebbe la regina dei pirati. Quindi ora vi chiedo, scrivetemelo qui sotto nei commenti, secondo voi chi è questo fantomatico sposo che appunto Big Mom aveva assegnato a Lola? Si tratta quindi di un personaggio già visto o di qualcuno che dobbiamo ancora vedere? Sinceramente, siccome lei dice che avrebbe preso un incredibile potere, mi viene in mente solamente qualcuno di molto forte, più che qualcuno che abbia un
diciamo così, una forte influenza sul mondo. Potrebbe essere qualcuno collegato alle armi ancestrali? Nì, perché le armi ancestrali comunque sappiamo che sono una Shiraoshi, quindi si tratterebbe di sposare uno dei suoi fratelli al massimo, ma non penso che sia questo il caso. Oppure io ho pensato anche magari a un Barba Nera, per dire, perché Barba Nera faceva parte all'epoca della ciurma di Barba Bianca, però magari si era già distinto per qualche impresa, per qualche cosa. Quindi collegando al fatto che anche Barba Nera sembra cercare una moglie, appunto quando sconfigge Bonnie e dice tu potresti essere la mia donna, visto che sei troppo debole per essere una mia compagna, anche se comunque se la cercava carina. Lola, appunto, se lo cercava, diciamo, carino, tra virgolette, Absalom, se può essere considerato carino, insomma, potrebbero essere stati, diciamo così, messi sulla lista, appunto, di nozze, Teach e Lola da parte di Big Mom, e poi i due non essersi piaciuti a vicenda. Quindi Lola è scappata, Teach ha fatto poi la sua vita e Big Mom se l'è presa in quel posto. Anche perché qui dice, appunto, qui non parla di Teach, ma appunto di Whitebeard, quindi qualcosa che risale ai 2 anni almeno precedenti al time skip, anche qualche anno prima, secondo me, anche perché Lola comunque era Thriller Bark da tempo. Quindi si arriva quindi all'ennesimo scontro, dove Ruffy appunto dice sei troppo confident, too much cookie, just because you are a damn yonko, solo perché sei un'imperatrice non ti montare la testa, perché io prenderò a tutti i costi Sanji, e poi quelli che vinceranno alla fine saremo noi. Quindi ennesimo guanto di sfida lanciato da Ruffy a Big Mom dopo quelli lanciati a Fishman Island. Quindi anche qui tanti tasselli in questo capitolo che fanno pensare a qualcosa che porterà a uno scontro, tra virgolette, anche se magari non definitivo. Nell'ultima pagina, ultima pagina, allora, Sanji nella stanza degli ospiti con le mani nei capelli che piange o comunque è triste, dice per favore ragazzi, state salvi, non fate nulla di avventato. Questa frase come potremmo interpretarla? O come il fatto che lui abbia già un piano e quindi dice non fate mosse avventate perché ci penso io, e qui si confermerebbe la teoria Sanji, genio assoluto, miglior personaggio di One Piece, oppure quello che sinceramente sembra trasparire di più dal disegno, dalla rassegnazione di quell'inquadratura, dalla tristezza che sembra veramente avere, Sanji sembra proprio perso, sembra smarrito come non l'abbiamo mai visto o come lo abbiamo visto poche altre volte in One Piece, veramente più che Nami, Robin o un personaggio da salvare, come diceva anche Andrea oggi su Skype, sembra un po' l'ace della situazione, no? Prima che arrivi Barbabianca a dargli manforte, quando è lì a Marineford, completamente perso, che sembra non avere speranza, non avere neanche voglia, diciamo, di ribellarsi, tra virgolette. Ecco, Sanji sembra un po' così. Penso che anche senza manette sembra proprio perso, un personaggio che non ha più voglia di opporsi a nulla e semplicemente di lasciarsi andare e di farsi trasportare da dove tira la corrente, diciamo così. Però ecco, vediamo un po' se Oda qui sta facendo il paravento, ci sta mascherando con tutta questa tristezza, magari in realtà una doppia faccia di Sanji. A me non sembra, sembra veramente senza idee, veramente perso al momento, però vediamo. Finalmente sembra che Pedro sia entrato in scena, anche Pedro, personaggio molto ambiguo sul quale non tutti sono pronti a scommettere che abbia magari pochi segreti, quindi personaggio che a me piace molto interessante, e Brooke dice sono pronto per uno special live concert, ecco, sono pronto a entrare in scena, quindi Brooke che probabilmente cercherà di entrare in azione. Vedremo se Oda ci mostrerà lo scheletro al pieno potenziale, magari proprio contro uno dei dolci comandanti, contro Smoothie. La vedo dura, insomma, sarà difficile, ma vediamo un po' come vanno le cose. Insomma, adesso veramente la situazione è molto critica. Considerate che c'è anche un altro comandante in giro, che c'è Karakuri, che dovrebbe essere il più forte, penso, perché Oda ci dimostra sempre in ordine crescente, quindi il figlio più forte di Big Mom è ancora in giro e non sappiamo che aspetto abbia. Vediamo, vediamo. Comunque, la settimana prossima, il capitolo 848 ci mostrerà forse Brook in azione.
Che dire, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, fatemi sapere se vi è piaciuto soprattutto il capitolo 847. Qui sotto, come al solito, vi linko la mia pagina Facebook di Nimi for Tokyo e il canale Telegram Diretta One Piece per seguire ancora i miei aggiornamenti e gli aggiornamenti di tante altre persone che parlano di One Piece nella community italiana. E quindi niente, pollice su se vi gusta, pollice in giù se non vi gusta. E se non vi gusta non importa, ma io sono sempre OP. Un video di 30 minuti, stavolta veramente facciamo concorrenza a Stefano, Strike OP. E niente, un saluto a tutti da TNBT e al prossimo video. Ciao.